sei qui. Ottimo. Sali, ti porto a fare un giro. Quando ci siamo visti l'ultima volta ho pensato, questo ha proprio le palle. E ho decisamente bisogno di qualcuno con le palle per questo lavoro. Lasciasse perdere le palle, digli di tenere entrambe le mani sul volante. Quando guida Kerry si finisce sempre in un fosso. È la tua auto? Io no, figurati, l'ho presa in prestito. Se la sfasciamo, niente di grave. È questo il piano? Cazzo, lo sapevo. Quindi a cosa ti serviranno le mie palle oggi? Vi, alcune persone in questa città hanno perso la testa. Tu mi aiuterai a rimettere a posto le cose in questa fogna che chiamiamo casa. E come esattamente? C'è questo gruppo di ragazzine, le Ascrags, sai, tre scriccioli dal Giappone, suonano electropop. Sono famosissime in Asia, ma dopotutto chi non lo è? Ora, hanno firmato per un tour in NUS. Vogliono promuoverlo con la cover di una mia canzone. Ti rendi conto? Non permetterò che mi usino in questo modo. D'accordo, qual è il piano? Il camion con gli strumenti delle Ascrags passerà da qui. È una soffiata. Un lavoretto vecchio stile, alla nostra maniera. Lo faremo saltare per aria. Senza equipaggiamento, quelle stronze dovranno annullare i concerti. Kerry che risolve da solo i propri problemi. Un tempo avrebbe mandato un esercito di avvocati. Ci avrebbero pensato loro, mentre lui si abbronzava le chiappe in piscina. Deve essere di sicuro un'inculata. Ci siamo quasi. Eccoci qui. Nel bagagliaio, prendi tutto. D'accordo. Sai che hanno ucciso Ivy Coma qui, in questo esatto punto, la DJ. Un avvio occultato ha seguito la sua limousine. Non è rimasto nulla di lei, né della limousine. Venne fuori che non era lei il bersaglio. Era un corporativo della biotecnica che se la stava facendo quando è iniziato a piovere piombo. Hanno trovato i corpi esattamente così. Piazzali qui. Bene. Nasconditi, presto! E ora? Ora aspettiamo. Moduli automatici, punte cave per controllare meglio il veicolo. Roba della polizia. E anche le granate. Dove li hai presi? Dove si prendono droghe sintetiche, l'ultimo audiovox non ancora brevettato e Yubari fresco. Sul mercato nero? Nah, dai fan! Eccolo lì, puntualissimo. Si va in scena. Io penso al guidatore, tu al suo amico. Tiriamoli giù dal camion. Siete impazziti? Spero che tu sappia quello che fai. Che cazzo vi ha preso? Fuori dal camion, giù a terra, mani bene in vista. Fuori! A terra, presto! Ehi, aspetta, senti! A terra, ho detto! Ehi, amico, mettila via, parliamone. Chiudi la bocca. Presto sarà tutto finito. Ah, porca puttana.
La tessera d'accesso, prendila. Smettila di agitarti e niente mosse stupide. Bocca chiusa, signori. Niente chiacchiere. Che c'è dentro? Roba che vale almeno 200.000 eddi. Vuoi davvero distruggerla? Non la prendiamo. Ti prego. Mai rubato niente in vita mia. Cazzo, ma crede davvero quello che dice? Ricordo che mi fregava tutte le corde. Non ne ha mai comprata una. D'accordo, signori. Ora scappate e non guardatevi indietro. Ho detto di levarvi dal cazzo. E ora il gran finale. Quando finiremo, voglio che resti una pozza di metallo e plastica fusa. Sei tu il capo. Fallo saltare. Lavorare con te, V. Che cazzo, Kerry? Voglio dire, è solo un camion di giocattoli per delle bamboline giapponesi. Tanto valeva far saltare un camioncino di gelati. Ma è comunque un grosso passo avanti. Quasi non lo riconosco, quel bastardo. Brucia alla grande, te lo concedo. Il punto è... cosa ci guadagni? Se quelle... troiette pensano di sfondare con la mia canzone, si sbagliano di grosso. Tu lo sai cosa ho dovuto sacrificare per arrivare dove sono. Il prezzo che ho pagato per il successo. E quelle puttane da 10 anni vogliono rubarmi il brano e si aspettano che io glielo permetta. Dilettanti del cazzo! Già, il successo è sempre stato un tasto dolente per Kerr. Vedo che non è cambiato niente. È così che si fa a Night City. Rispetto, Kerr. Finalmente mi capisci. Grazie. Sbirri, squagliamocela. Guida tu, togliamoceli dalle palle. Merda! L'ultima volta che sono scappato dagli sbirri era nel 2020. Sì, proprio con Johnny. Eravamo fatti fino al midollo, ma non ci hanno presi comunque. Questi idioti non hanno speranze. Fottuti bastardi! Li hai seminati. Mi sto svenando per pagarti, ma vali ogni singolo eddy. Bel lavoro. Devo ancora vedere un singolo Eddie. Ok, lasciami sulla Carnitas. Kerry Eurodyne che mangia in una bettola simile. Ciumbatta! Il miglior caffè di tutta la città. Denso come il catrame, e se ti conoscono,
ti danno roba bio. Forza, offro io. Wow, un caffè con una rockstar. Perché no? C'è una prima volta per tutto. Quando i samurai erano all'inizio, spendevamo fino all'ultimo enni in chitarre e corde. È strano, sai? Johnny si fregava sempre le mie. Ehi, Rachel! Buongiorno. Conosco questa bettola, questo odore. Ma perché? Ehi! Occhio, imbecille! Non ci restava quasi nulla per il cibo. Ma andavamo lo stesso tutti i giorni dall'altra parte della strada, al caliente. Ci rimpinzavamo e bevevamo litri di caffè. Johnny diceva che eravamo così affamati e fatti che avremmo potuto mangiare le scatole di cartone dei barboni. Ma si sbagliava. Il solito, signor Eurodyne. Doppio espresso, miscela giamaicana, niente zucchero o altro. D'accordo. E per lei? Lo stesso. Ottimo, torno subito. Merda! Mi sto calmando solo ora. Davvero incredibile. L'ultima volta che mi sono sentito così è stato a Memphis. L'ultimo tour, l'ultimo concerto, le vibrazioni della folla, io sul palco. Cazzo. Mi sono ricordato di quelle troie delle Askrex. Le abbiamo fregate. Sai che ti dico? Se non si arrendono, chiamami. Le convinceremo in un altro modo. Grazie. Spero che mi lascino in pace, perché altrimenti... Merda. Non vorrei proprio che Johnny avesse sempre avuto ragione. Che c'entra Johnny con questa storia? Johnny mi accusò di lasciare i samurai per i soldi e per la fama. Ma non è vero. No. È vero, non ti mentirò. Ma disse anche che mi sarei ritrovato al guinzaglio di una corporazione. E questa è una cosa che non vuoi ammettere. La storia delle Askrex. E se fossi un prodotto come quelle bamboline, affogato nei soldi sporchi invece di nuotarci dentro? Ascolta, so che non ci conosciamo granché, ma fidati. Hai l'anima e le palle di un rocker. Grazie. Questa città non perdona. Mangia vive le persone. Ma tu sei sopravvissuto. Non l'avevo mai pensata in questo modo. Forse hai ragione, amico. Devo proprio andare. Grazie per... Lo sai. Figurati.